In Francia si conclude con una inequivocabile vittoria referendaria dei favorevoli la lunghissima battaglia per la costruzione dell'aeroporto di Notre-Dame-de-Londres nel dipartimento della Loira Atlantica. Il 55,17% dei votanti si è espresso in favore del progetto, vecchio di 50 anni, ed oggetto di una tenace opposizione da parte delle comunità locali.